bisogno comunque di ci sono particolari caratteristiche e soprattutto dei criteri da soddisfare, perché non è che chi ha problemi col cibo o ha problemi con una dieta sviluppa un disturbo della nutrizione, attenzione, quindi ci sono veramente delle caratteristiche e dei criteri da dover portare avanti. Alcuni di questi, come ad esempio, sono l'eccessiva preoccupazione per il peso o per la forma fisica, quindi un calo del consumo del cibo. Molte volte vengono fatte delle diete fai da te, quindi non seguite da esperti. Cosa succede? Al calo drastico, quindi del consumo di cibo a queste diete, vengono alternati anche episodi di abbuffate, di vomito autoindotto e anche un abuso di diuretici, farmaci, lassativi, pillole che appunto servono per dimagrire e che non sono ovviamente prescritti da medici. Ovviamente queste sono delle caratteristiche alla base di vari disturbi alimentari che sono tantissimi, non sono solo l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa, ci sono tanti altri che poi si differenziano per quello che è l'esito e il trattamento e il decorso clinico. Una cosa comunque interessante è che alcuni di questi sintomi sono collegati, quindi parliamo appunto del desiderio incontrollato, del controllo compulsivo, sono correlati a quelli che sono anche le persone che soffrono di dipendenza da sostanze. Cosa significa? Che vengono attivati gli stessi circuiti neurali che controllano, che regolano i sistemi appunto di autocontrollo e ricompensa, che sono due costrutti molto importanti e fondamentali quando parliamo di disturbi dell'alimentazione. Cosa significa? Se pensiamo a una persona affetta da anoressia, il fatto di poter controllare il peso, di riuscire ad avere il controllo sul proprio dimagrimento, di non mangiare, è comunque un punto di forza. Al contrario, per un bulimico, il fatto di non riuscire a controllare questo rapporto col cibo, a seguire queste abbuffate, cosa succede? La persona bulimica è portata a vivere vissuti di sconforto appunto perché non riesce a controllarsi. E l'autocontrollo è importante anche perché le persone che soffrono di disturbi alimentari hanno uno stile di vita molto schematico e rigido, perché cosa devono fare? Devono davanti alle altre persone negare il problema, nascondersi, quindi sono anche portati a evitare eventi in cui magari si deve mangiare in pubblico, quindi si ritirano anche socialmente e hanno degli studi emotivi molto molto forti. E quindi molto spesso cosa succede? Quando una persona che ha un disturbo alimentare viene accompagnata, viene segnalata da un familiare, questi lo fanno appunto perché si accorgono di un'eccessiva magrezza. Invece, quando è la stessa persona a chiedere aiuto, non lo fa perché sta dimagrendo, perché è magro, perché quello non è un problema, lo fa appunto perché si porta dietro dei vissuti emotivi molto molto forti. E quindi qual è il periodo che risulta più a rischio per sviluppare un disturbo alimentare? È appunto l'adolescenza, perché l'adolescenza è un periodo particolare, un passaggio dall'età infantile all'età adulta. Quindi l'adolescente si trova a far fronte magari a delle situazioni che non riesce a gestire, che sente di non poter gestire, e quindi cosa succede? Cerca di prendere il controllo su qualcosa. Su cosa si può prendere il controllo? Sul cibo, mangiare o meno. Molte volte anche i bambini, quando sono piccoli, che vogliono fare un dispetto, no, io non mangio, perché è una cosa che riescono a controllare. Quindi come si fa? Alcuni dei metodi utilizzati sono appunto quelli che abbiamo visto prima, il digiuno, il vomito o l'uso di farmaci senza una prescrizione medica. Ovviamente questi sono metodi per mantenere il peso che non sono assolutamente idonei. Allora, quanto sono diffusi i disturbi del comportamento alimentare? Come abbiamo detto,